Vedi com'è la situazione qua. Ora, ora c'è un comico bravo, no? Vediamo. Eh? No, comico bravo, ho detto. Sì, tocca a me, infatti. Allora, allora bisogna sbagliare ogni volta. Vabbè, stasera siamo in tema, no, ormai, tutti l'hanno detto, eh? Natale, Capodanno, Befana, vacanze, vacanze, vacanze. Milioni di italiani in vacanza. Tra questi milioni c'è anche lui, il prototipo particolare, un esemplare raro, oddio, tanto raro no, perché ce l'hai da tutte le parti, il livornese in vacanza. Dai, no, perché sono di Livorno, no, questo è un dettaglio. Dicevo, il livornese in vacanza lo riconosci perché fa sempre i cazzi suoi ovunque si trovi, ovunque vada. Per esempio, sulla, on the road, sulla strada, lui passa col rosso perché il semaforo è un optional. Il vigile del posto, ignaro della risposta che lo state ad aspettare, si precipita minacciosissimo verso la macchina del livornese. Dice, lei, cosa vuole, Lulite? Che lo cade? Lei, venga qua, scusi! Ma cosa fate? E guido! Ma non l'ho visto che era rosso! E l'ho visto, sì, l'ho visto, c'è mia show, Ma allora perché è passato? Perché non ho visto te, se non mi fermavo! Ma non è finita lì! Far 300 metri il tosse dipendente ti arriva lì! Ma mi sto a stare in fila, ragazzi, sono in ferie, c'ho tempo da perdere, con 2000 struzzi, rendi conto. E si avvicina proprio un tossio vero, proprio alla macchia del Livorno, per colpo di sfortuna, proprio alla macchia del livornese, dice, scusi, ma lo lì che vuole, te. Scusi una cortesia, abbia pazienza, c'è mia per favore una cartina, perché ti sei perso? Ma poi, fatti ancora 100 metri, sul lungomare di Rimini, per dirvene una, il livornese, ragazzi, ne può più. È 3 ore che è in fila, c'è il giramento a 2000, parcheggia in terza fila, ma non con le luci di posizione. Chiude e fa per andare al mare. T'arriva il vicino con la pelle ritti, dice, oh, scusi, cavolo, lo lide. Scusi, ma cosa fa? Ha parcheggiato, sei scemo. Sì, ma scusi, ma la macchina qui ferma immobile, non può stare, eh? Ho detto che la macchina qui ferma immobile non può stare. Ah no, e ci può stare qui ferma immobile. No, allora guarda, dalli una bella dondolatina a te che tra un po' ritorno. E per finire le vacanze on the road sulla strada sono anche le vacanze in moto. I livornesi vanno anche in moto. Tempo fa sul Grand Canyon non c'era nessuno nel raggio di 2 miglia. C'erano due moto che si incrociano. Su uno c'è una bionda bellissima, sai, mediana, tipo su quell'altra, pur mimetizzato dal casco, c'è sicuramente un livornese. Cioè, ma te come fa a saperlo? Ti preoccupa, stai a vedere come si comporta. La bionda scende dal casco, lo indica così, vieni qua. Boh, dice, e qua a me c'è nessun altro per forza. Vieni, la calma, si sta, arrivo. E mentre arriva si comincia a nudà. Vieni qua, ecco, mi leggo. Vieni qua e prendi pure tutto quello che vuoi. Il livornese va lì, tutto eccitatissimo, quando è vicino a lei la prende, la sposta e porta via la moto, no? Ma non è finita lì, aspetta. Arrivato a Livorno, il coglionazzo racconta la sua avventura ai suoi amici. Dice, oh, Dio, viste, guappo, so. E i suoi amici, ragazzi, ma scusa, ma scherzi o fai davvero? Ma scherzi, mezz'ora, ma scherzi o fai davvero? Ma scherzi o fai davvero? Mi dice il pennellosa, ma perché hai portato via la moto? Dice, perché mi son provato la gonnella o mi stava?